riunirsi in una sede istituzionale. Riunione d'urgenza della Commissione Garanzia e Controllo del Consiglio Comunale dell'Aquila per discutere dello svolgimento della seduta della consulta giovanile istituita dallo stesso ente nella sede di Casa Pound, a cui dopo la stigmatizzazione da parte dei Giovani Democratici della non regolarità della riunione e seguita l'installazione di uno striscione sotto la sede del Partito Democratico in via Paganica che recitava Dio, Patria, Consulta. Abbiamo riunito la commissione appunto per verificare il regolamento, perché non è possibile che un'istituzione appoggiata dal Comune dell'Aquila, anzi istituita dal Consiglio Comunale come la consulta giovanile, si possa riunire in una sede di partito, chiamiamola così, Casa Pound, questo è. Abbiamo preso le distanze perché è stato strumentalizzato il nome della consulta, ha sottolineato Ludovico Caldarelli, presidente della consulta giovanile, chiamato a rispondere dalla Commissione Garanzie e Controllo del Comune. Avendo avuto la necessità di convocare il consiglio direttivo e volendolo fare nel più breve tempo possibile per dare subito inizio ai lavori della consulta, la sala comunale, quella in via Roma, non andava a combaciare con tutti gli orari dei consiglieri, del resto del consiglio direttivo. E quindi fondamentalmente l'unica cosa che c'era da fare era riunirci in una sede di un'associazione membro della consulta stessa. Ma riguardo lo striscione si parla di provocazione e non di minaccia, sottolinea Caldarelli. Allora sì, più che una minaccia, secondo me è una provocazione. E detto questo, già abbiamo provveduto a prendere le distanze da quell'atto. È stato strumentalizzato il nome della consulta, non sappiamo da chi, non sappiamo per quale motivo, tant'è vero che stavamo pensando anche di procedere con una denuncia verso ignoti. Parla di necessità di mantenere il senso istituzionale della consulta Stefano Albano, consigliere comunale del PD. La consulta ha infatti dentro di sé non solo la rappresentanza dei partiti politici in consiglio comunale, ma anche università ed altri enti. Io vorrei chiarire prima di tutto ai ragazzi il senso della discussione che stiamo facendo oggi. Il consiglio direttivo già è un organismo che nell'architettura della consulta è importantissimo. Il presidente della consulta giovanile è ancor più il garante del rispetto di quel regolamento. Dico che la presa di posizione del sindaco io la trovo davvero insufficiente. L'altra verifica che mi piacerebbe provare a capire in commissione è se effettivamente tutte le forze politiche si riconoscono nelle parole dell'assessore Ianni. Noi pensiamo che bastino già quelle a dare il senso di come questa istituzione comunale complessivamente deve affrontare la vicenda.